come diavolo sono? Che succede, amico? E tu da dove diavolo salti fuori? Penso proprio che tu sia finito nel mio sogno. Siamo in un doppio guaio. Siamo in un double trouble, a quanto pare. Credo che se parlerai di me e delle mie vicende potrai svegliarti. Altrimenti preparati per un'intera esistenza contro Addeo e Yosemite Sam. Ok, calma, farò il possibile. Max Bunny è un videogioco del 1996 sviluppato da Atod per Sega Mega Drive, quindi al termine del ciclo vitale di questa macchina. Posso dire che a mio parere questo è il secondo miglior gioco che sia uscito su questa console in quell'anno. Sicuramente il migliore dedicato a un personaggio è Looney Tunes, nonostante la critica e le recensioni non siano state troppo clementi con esso. Parlando della trama, vi dico subito che Bugs sta facendo un sogno e si trova all'interno del suo letto. Vede Sam che sta facendo un esperimento con un siero che sviluppa carote giganti. In quel momento viene scoperto e Sam decide di mandare Gossamer ad acciuffare Bugs per poterne estrarre il cervello ed inserirlo all'interno di un robot. Bugs scappa trovandosi di fronte a un televisore. Questo espediente narrativo permette a Bugs di rivivere le sue avventure passate, infatti il gioco non è altro che un insieme di episodi e cortometraggi riguardanti il simpatico coniglio. Infatti avremo episodi come Duck Rabbit Duck, Bully for Bugs, Here Arabian Night e Nighty Nighty Bugs ed altri ancora. In ogni caso noi potremo scegliere quali livelli affrontare prima e quali affrontare dopo. Comunque aiutate Bugs a girare i cartelli di caccia a coniglio e farsi beffa di Daffy Duck. In malafede, non si fidare di questo coniglio egoista, è stagione dei conigli! No, di anatre! No, dei conigli! Di anatre! A dare una lezione al toro proprio come nel cartoon e combattere Sam in Here Arabian Nights con il genio sempre troppo impegnato per darci retta. Ed infine proteggere la spada canterina dallo stupido drago e dal perfido cavaliere. Al termine dei livelli principali ci troveremo all'interno di una casa infestata da fantasmi e streghe. Noi non dovremo far altro che sconfiggere lo scienziato pazzo e prendere un razzo per direzione Marte. Per quanto riguarda il gioco non posso trovargli grandi difetti, si tratta di un buon platform con sprite belli grossi ed ottime animazioni, caratterizzato da delle musiche magistrali che state ascoltando. Le situazioni di gioco sono sempre differenti, quando saremo nel livello con il toro affronteremo zone con rompicapo e dungeon infestati da leoni. In Arabian Nights raccoglieremo delle carote da lanciare come pugnali, divisi in tre categorie, semplici, teleguidati e bomba. In Night, nel livello con il Cavaliere Nero, saremo in un castello labirinto e dovremo trovare la spada magica e sconfiggere il nostro antagonista. Avremo delle sezioni di shoot'em up alla Space Harrier nello spazio ed una della Thunder Force, ovviamente il tutto semplificato e privo di una qualsivoglia di essere preso troppo sul serio. All'interno del gioco sono presenti vari power-up, come le scarpe da corsa, la bottiglia dell'invincibilità con tanto di musichetta alla Sonic the Hedgehog, delle carote per ripristinare la nostra energia, la melassa per intrappolare Daffy ed infine delle stelle sparse all'interno dei livelli che se raccolte ci permetteranno di raggiungere il bonus stage. Nel bonus stage ci troveremo a scendere in un tunnel con un paracadute e dovremo raccogliere il maggior numero di carote possibile. Se le prenderemo tutte avremo un continue extra. Fu anche rilasciata una versione per Sega Game Gear che era leggermente differente rispetto a quella Mega Drive, ovviamente con gli opportuni downgrade grafici e sonori. In ogni caso differiva in alcuni punti, come in quello del toro, che appunto al posto del toro avevamo da sconfiggere un leone da intrappolare all'interno di una gabbia. Posso trovare un difetto a questo gioco è principalmente legato alla sua difficoltà e nella sua scarsa immediatezza. Infatti questi elementi possono rendere l'esperienza piuttosto frustrante. Ma se siete degli amanti di questo coniglio combina guai, è un gioco che non potete assolutamente perdervi. Tieni in pugno, stupido coniglio.
Ehi, calma, non vedi che abbiamo ospiti? Siamo sul mio pianeta e non tolgo né te né quello stupido. Bugs, fa qualcosa! Tra pochi secondi incenerirò il vostro pianeta. Mi preparo a caricare il cannone. Ci penso io. Non devo andare più a letto con questo gioco.